Carissimi amici di Solve Coagula, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento ricco di contenuti stimolanti, almeno mi auguro ovviamente, per chi segue appunto il nostro canale da un po' di tempo. Mi scuso anticipatamente per l'assenza prolungata, ma i molteplici impegni mi hanno tolto tempo utile per l'organizzazione di nuovi contenuti da inserire e caricare su questo canale. Come però ormai sapete, l'attesa viene ricompensata, almeno si spera, tentando di offrire sicuramente più qualità a dispetto di una quantità ridondante presente in rete su determinati tipi di argomenti. Ringrazio anche chi mi ha scritto in privato, caldeggiandomi una puntata sul tema che andremo a presentare. Un tema di grande attualità e altrettanto interesse, soprattutto in questi ultimi anni. Il tema di oggi, appunto, è UFO e UAP, rivoluzione assiale, l'uomo e l'alieno del futuro. Non sarò solo in questo viaggio, ma in compagnia di un illustre e gratitissimo ospite che intanto voglio salutare, che è con noi appunto il professor Claudio Bonvecchio. Buongiorno, carissimo professore, grazie a nome mio degli utenti di Buongiorno. essere con noi anche in questa occasione. Grazie. Buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, iniziamo appunto con qualche presentazione. Allora, io non sono molto bravo nell'autopresentarmi, però diciamo che in sintesi, per chi non mi conoscesse, sono un graphic design, un art director grafico e un consulente di immagine e comunicazione pubblica. Dal 1990 circa indago e svolgo in modo autonomo ricerche sui temi di natura paranormale ed esoterica, con un'inclinazione particolare al fenomeno degli oggetti volanti non identificati, cioè la sigla UFO. Negli anni 90 ho partecipato a numerose conferenze pubbliche in Lombardia, ho scritto vari articoli su riviste dedicate e ho partecipato a trasmissioni radiofoniche come ospite, tra cui voglio citare Totem su RTL, condotto dal compianto e scomparso amico da anni Giorgio Medai, giornalista Mediaset e coautore di Top Secret assieme a Claudio Bracchino. È stata una delle primissime trasmissioni, Top Secret, su Rete 4 di approfondimento su vari temi di carattere anche esoterico. Dal 1998 svolgo ricerche e archivio in modo totalmente autonomo e indipendente. Il nostro ospite, invece, è il professor Claudio Bonvecchio, ha un curriculum di grande caratura, che indubbiamente lo precede, che cerco di riassumere in una breve sintesi, vista l'ampiezza di cariche e riconoscimenti che ha ottenuto nel corso della sua brillantissima carriera. Se sbaglio qualcosa, mi corregga pure, professore. Allora, è stato professore ordinario di filosofia politica e nelle scienze sociali e presidente del consiglio di corso di studi in scienza della comunicazione all'Università degli Studi dell'Insubria Varese. Coordinatore del dottorato in filosofia delle scienze sociali e comunicazione simbolica. Poi, dal maggio 2005 al 2015, è stato membro del consiglio scientifico del Centro Speciale sulla Simbolica Politica e delle Forme Culturali dell'Università degli Studi di Subria e direttore del medesimo centro. È membro del comitato scientifico del Centro Studi Internazionale sul Simbolico dell'Università degli Studi di Messina. Direttore scientifico della rivista Metabasis, direttore insieme al professore Elio Iucci della collana Abraxas di studi gnostici per la casa editrice Mimesis di Milano, direttore insieme con Pier della Vigna della collana Il caffè dei filosofi per la casa editrice Mimesis di Milano, è stato membro del comitato scientifico dell'IRR, Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, è membro Ma della. basta, se no sembra. Sì, va bene, Ne sono se no tanti poi di la gente titoli. si annoia. Ok, va bene, però posso assicurare che il curriculum è veramente vasto. Vai, volevo solamente aggiungere che è membro della Fondazione Luigi Einaudi e Non sono poi. più membro, No, ecco, della ah, Fondazione ok. Luigi Einaudi non sono più Va membro bene, quindi è del stato Consiglio membro. d'amministrazione. Sì. Perfetto, è stato membro della Fondazione Luigi Einaudi e appunto ha varie onorificenze, comunque una delle 100 Sì, beh, eccellenze quello, insomma, italiane e abbiamo, eccetera. insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, una caratteristica che comunque, questo lo possiamo dire, che ha su attivo più di 300 pubblicazioni in ambito pubblicistico tra articoli e giornali, che comunque voglio dire su vari temi, dai quelli filosofici a quelli più simbolici, esoterici e quant'altro. Quindi è una persona di tutto rispetto, tra l'altro è anche molto conosciuta in rete per vari interventi in televisione e anche praticamente attraverso i social media. Bene,
Come ho già detto in altri appuntamenti, io uso questo mio modesto spazio per estrinsecare qualcosa di personale che poi rigiro ai vari ospiti che vengono a trovarci. In pratica come se fosse una sorta di memoriale condiviso con chi ci ascolta, che spero rimanga nel futuro, che si possa sforzare di essere un incipit di approfondimento, di un'onesta valutazione del vero, del reale e nulla di più. Questo su UFO è il primo di una serie di approfondimenti dedicati al tema, sui quali conto e spero ancora di avere come ospite il professor Claudio Bonvecchio, se ovviamente potrà e vorrà. Certo. Allora, come iniziare a parlare di UFO? Allora, devo dire che sono passati 35 anni dalla mia ultima conferenza sul fenomeno UFO. E nel preparare questo contributo mi sono reso conto ancora una volta dell'immensità del materiale e della documentazione al riguardo. Ho anche altresì constatato la difficoltà nel trattare questo argomento per le sue grandi implicazioni. Aggiungo a questo una certa malinconia personale nel pensare a quel giovane diciottenne che fui negli anni 90 che cominciava a parlare di UFO in radio locali, muovendo i primi passi verso appunto questa ricerca a seguito di un avvistamento UFO avuto con altre persone. Quindi io nasco come UFO testimone, e per questo si giustifica in parte questa mia interesse e tensione verso il discorso ufologico. Gli anni 90 sono stati degli anni difficili per il discorso UFO, perché veniva visto un po', soprattutto in Italia, a differenza come tantissime altre cose, purtroppo e per fortuna in alcune circostanze, come una grande, diciamo, come una grande perdita di tempo, uno stare dietro a bagianate, dove gli ufologi, o chi è che si occupava di ufologia ai tempi, veniva etichettato come una persona insomma poco seria. E mi ricordo appunto lo scetticismo che incontrai in quegli anni nel parlare di certe tematiche, anche se eravamo già in un'epoca di apertura verso questo tipo di discorso. Quindi scetticismo, dubbi a riguardo, eccetera. Però e anche qualche presa in giro, anche non tanto bonaria, anche da parte di parenti, sono sincero, ma come recita il detto, ride bene chi ride ultimo. Infatti oggi a loro va il mio pensiero, proprio su quelle che sono state le ultime notizie, che poi piano piano arriveremo. Perché? Che cosa è successo? Cosa succede? È successo molto semplicemente che dopo quasi 70 anni di politiche di censura, di insabbiamento, di controinformazione anche, nella storia del fenomeno UFO da parte degli Stati Uniti d'America, perché purtroppo il fenomeno del cover-up non è un complottismo, ma è semplicemente un'esigenza delle forze armate di tenere segretezza per una questione di sicurezza nazionale, perché il fenomeno UFO è un problema di sicurezza nazionale. Oggi gli stessi, in una maniera ufficiale, dichiarano appunto che il fenomeno è reale e di origine sconosciuta. Un po' come quando negli anni 90 gli ufologi parlavano, o non solo gli ufologi, anche i teoristi dell'Area 51, che è stata poi supportata anche dalla testimonianza del fisico Bob Lazar, che ci ha lavorato dentro, e gli scettici e le varie istituzioni dell'epoca negavano l'esistenza. Ecco, cosa è successo praticamente? Che si dovette attendere il 14 luglio del 2003 per avere una conferma dal governo degli Stati Uniti d'America, in cui ammise l'esistenza della base, e ammettendo che l'aeronautica militare ha una località operativa nei pressi di Groom Lake. Quindi, voglio dire, siamo di fronte a questa situazione. Questo rappresenta sicuramente, queste ultime dichiarazioni degli UAP, del rapporto degli UAP, che poi andremo un attimo ad analizzare, una rivoluzione assiale, cioè che determina uno sdoganamento totale del fenomeno UFO. E io, che parto dagli anni 90, diciamo, riprendo esattamente da un inizio sostanzialmente, tant'è vero che avrei dovuto iniziare a parlare degli UFO, di quelle che sono le teorie, chi ci crede, gli scettici, ma le cose sono cambiate totalmente, perché oggi tutti i ricercatori del mondo finalmente non sono più orfani di autorità in materia. Quindi la storia dell'ufologia è sicuramente lunga, ha dei risvolti inizialmente in ambito militare, poi scientifico, sociologico, psicologico, religioso e antropologico. Ovviamente ognuno è libero di scegliere il proprio approccio, e personalmente, da uomo oggettivo, preferisco quello storico, visto che il fenomeno ha una sua storia e cornice storica.
Senza andare troppo nei dettagli, perché è veramente vasto tutta la documentazione riguardo al fenomeno degli UFO e la documentazione anche militare dal quale noi partiamo come punto cosa. Diciamo che sostanzialmente, appunto, un fenomeno reale che già, quindi non è che vado a soffermarmi su quelle che sono state, non mi soffermerò sulle misteriose airship avvistate nei cieli europei tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, riportate dalla stampa, oppure sui Foo Fighters, le sfere di fuoco, cioè gli avvistamenti UFO chiamati così dall'USAF e dalla RAF, avuti da quasi tutti i piloti mondiali, seppur con nomi diversi, durante le ricognizioni notturne e diurne, in cui vennero a contatto con questi oggetti volanti in Europa e sull'Oceano Pacifico durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Sarebbe altresì curioso menzionare magari anche l'impegno di Winston Churchill sul fenomeno apparso nel 1912 nel cielo di Shemesh in Essex sopra la base scuola della Royal Navy, però questi sono dettagli. Diciamo che la caratteristica storica è indubbiamente sono le manovre, che sono intelligenti, che compiono a differenza dei fenomeni naturali o dei fulmini globulari, delle prestazioni che eludono ogni legge della fisica. Sono intelligenti perché comunque schivano, quindi un fenomeno naturale non può schivare un oggetto in volo. Hanno velocità impossibili per la tecnologia, praticamente almeno quella dichiarata ovviamente, perché se ci sono mezzi segreti non lo verremo mai a sapere, ma anche lì se ci fossero dei mezzi segreti sarebbero già stati utilizzati, secondo appunto certe teorie, anche non per ultimo nelle occasioni di guerra, non per ultima alla guerra attuale praticamente in Ucraina. Quindi nessuna potenza ha mai rivendicato, diciamo, il fenomeno UFO come di sua proprietà. E quindi questo ha rappresentato dal 24 giugno del 1947, il momento in cui il pilota civile Kenneth Arnold, sorvolando il Monte Rainier nello stato di Washington, trova questi 9 oggetti volanti stranissimi a forma discoidale che sembrano salterare come quando si lanciano i sassi piatti sul pelo dell'acqua, che volavano a 2000 km/h, una velocità sicuramente impossibile, e assieme a tantissimi altri avvistamenti hanno cominciato a rimbalzare sulla stampa. No? Brevemente, in quegli anni cominciano le prime inchieste, diciamo, parlamentari, pardon, inchieste, le prime commissioni di studio sul fenomeno all'interno dell'USAF. L'USAF stessa conia il termine UFO come Unidentified Flying Objects, da notare che a differenza della sigla UAP, che è stata coniata l'anno scorso, sempre dal Pentagono, che sarebbe praticamente Unidentified Phenomena Aerial Phenomena, quindi fenomeno aereo, la sigla UFO è oggetto, Unidentified Objects, quindi oggetto, un qualcosa che è palpabile, non qualche cosa che in pratica è, diciamo, etereo. C'è stata questa trasformazione, questo passaggio, diciamo. È l'anno, sono gli anni 40, sono quelli del caso Roswell, dell'incidente di Roswell, che è un caso controverso sicuramente da tanti aspetti, però che merita un approfondimento anche perché esiste un memoriale riguardo redatto negli anni 90 da un ex membro del Pentagono, il compianto tenente colonnello Phil Corso, quindi che sarebbe da approfondire o quantomeno prendere in considerazione. E appunto abbiamo dal 47 al 49 il Project Cygnus, che ha il compito, appunto, la prima inchiesta, commissione di studio sugli UFO americano, che ha il compito di appurarne la provenienza e l'eventuale pericolosità, con più di 150.000 segnalazioni nella sola America. Tra l'altro è il momento in cui appare nel progetto SIGN l'ipotesi non terrestre del fenomeno. Quindi l'ipotesi non terrestre del fenomeno non è da attribuire a, diciamo, dei sognatori o degli scrittori, ma è semplicemente in seno proprio al discorso militare, perché il progetto Cygnus avviene all'interno dell'USAF, quindi all'interno praticamente di un programma militare. Quindi questo lo dico per onore del vero e a scanso di qualsiasi tipo di interpretazione. Abbiamo un aggravamento col problema con l'incidente del capitano Thomas Mantt, di cui oggi io apprendo la notizia praticamente che i parenti stanno ancora chiedendo, proprio l'anno scorso, tra l'anno scorso e quest'anno, chiarimenti su questo disastro. Si parla appunto di un volo di un militare di Fort Knox che, appunto, assieme a una squadra inseguendo un UFO, è precipitato. Insomma, c'è stata una tragedia. A seguito di avvistamenti UFO sono partiti questi caccia, questo
pilota praticamente ha cominciato a sorvolare e a inseguire l'oggetto, e poi dopo misteriosamente si è frantumato al suolo. Questa notizia è una notizia che è stata confermata sia dall'autorità, diciamo, dell'USAF che dal pubblicato sui giornali dei tempi. La famiglia ancora oggi chiede delle spiegazioni. E appunto poi abbiamo nel 49 il Project Grudge, che è il proseguimento del Project Cygne, che non fa nient'altro, tra l'altro Grudge significa rancore in inglese, non fa altro che mitigare un po' il discorso, e comincia un po' l'epoca in cui non c'è più tutta questa apertura nel parlare di ipotesi non terrestri, comincia a chiudersi un po' il discorso, per poi dopo sfociare nel Project Blue Book, che nella fine degli anni 60 viene chiuso, e da quale abbiamo varie praticamente autorità, diciamo, che poi appunto vedremo. Ecco, diciamo che questa è un po' riassunta, per quello che si può riassumere, purtroppo, perché l'argomento veramente è molto dettagliato a riguardo sul discorso così. Io appunto la prima domanda che voglio porre al nostro ospite, quindi a lei professore, è questa. Innanzitutto lei che idea si è fatta del fenomeno UFO, anche perché più o meno comunque dagli anni 40 in poi, lei era sicuramente più piccolo, perché se non sbaglio del 47, se non Sì, sbaglio, certo. avrà vissuto praticamente le notizie sui giornali, avrà sentito parlare di questo fenomeno. Volevo sapere innanzitutto che cosa pensa lei del fenomeno UFO, che idea si è fatto. A lei la parola, professore. Allora, il fenomeno è sicuramente un fenomeno molto, molto complesso, in cui si passa da forme di credulità del tutto inaccettabile a forme invece di incredulità altrettanto inaccettabile. In mezzo c'è una sorta di zona grigia, e su cui si possono fare tutta una serie di, come dire, di riflessioni. Sicuramente la scienza, si sta occupando con maggior interesse di questi avvenimenti di quanto non ce ne fossero prima, anche perché proprio a partire, diciamo, gli avvistamenti, cioè avvistamenti ce ne sono stati, se vogliamo dar corda a delle forme anche storiche, addirittura nel 1400, nel 1500 a Norimberga. Noi abbiamo dei libri in cui si vedono delle immagini xilografate in cui nel cielo compaiono dei dischi presumibilmente rotanti o strutture a forma di sigaro che compaiono anche in avvistamenti abbastanza recenti. Quindi, diciamo, è un fenomeno che ha delle, senza risalire alla Bibbia, che questo io non lo ritengo corretto, ma lasciamo perdere questo aspetto, però ci sono sicuramente delle forme, in tempi abbastanza recenti, parlo del 1400-1500, in cui compaiono nei libri delle forme di avvistamenti. Poi dopo scompaiono, diciamo, dall'iconografia, quindi non si hanno prove testimoniali. Si hanno però prove, si hanno però, diciamo, forme di testimonianze anche durante la prima, ma soprattutto durante la seconda guerra mondiale. Lì il problema è più complesso perché sappiamo che in quel momento le grandi potenze stavano sperimentando anche forme abbastanza articolate, complesse, misteriose di strumenti. Cioè, voglio dire, la Germania nazista nella base di Peenemünde stava studiando dei missili, le V1 e le V2, che sono state utilizzate per bombardare Londra, ma stavano studiando anche forme molto più complesse per arrivare fino agli Stati Uniti d'America. Questo non dico che gli avvistamenti siano da correlare con questo, però è da tenere presente che ci poteva essere questo. Non dimentichiamo che si favoleggiava anche in Italia di un raggio della morte inventato da Guglielmo Marconi che avrebbe potuto fermare i motori, no? E questo, su questo ci furono moltissime interpretazioni e anche correlate ad alcune fonti che si dichiaravano veritiere. Poi dopo il risultato non si è mai saputo, ma probabilmente erano interpretazioni di qualcosa che di studi probabilmente reali, ma che poi venivano ingigantiti. Quindi diciamo che è un fenomeno molto complesso. Così, se noi dobbiamo pensare a qualcosa di più recente, proprio in questi giorni è stato presentato il B-21 Rider, che è un aereo invisibile ai radar, equipaggiato con bombe atomiche, e che se lo si vede da lontano sembra assolutamente un disco volante più classico. Quindi si potrebbe anche ipotizzare che ci sono state tutta una serie di prototipi che sono stati utilizzati, che hanno potuto in qualche modo apparire
come qualche cosa di non riconducibile alle immagini normali di aviogetti o altre cose. Ma questo non prova assolutamente nulla. Sicuramente, dicevo prima, gli scienziati stanno studiando queste forme, diciamo, no? Queste apparizioni, e lo stanno studiando con i radiotelescopi, perché evidentemente quando si tratta di informazioni che nascono dagli stati sono sempre da prendere con le molle, perché non si capisce fino a quanto punto sono veritieri, fino a quanto punto non sono fatti per distrarre, fino a quel punto non sono fatti per nascondere qualcosa che si sta mettendo, come dire, in atto. Sicuramente da parte degli stati più importanti, quindi la Russia, l'America, la Cina, tanto per citarne alcuni, sugli altri si cadrebbe in ipotesi da 007, si stanno studiando delle forme di contatto con altri pianeti per poter vedere di poter trovare risorse che sulla Terra sono in via di esaurimento, o addirittura pensare in maniera avveniristica a delle colonie da poter fare. Quindi c'è un interesse di fatto per tutto ciò che è extraterrestre, che prima invece veniva semplicemente relegato ai discorsi di fantascienza oppure alla letteratura. E sui radiotelescopi sicuramente ci sono moltissime cose interessanti. Questi radiotelescopi servono per captare in qualche modo delle comunicazioni che non sono solo visive, ma comunicazioni in qualche modo vocali, e sono stati captati molti segnali da vari telescopi. Alcuni si sono rilevati semplicemente delle interferenze, addirittura delle interferenze, capitò, se non vado errato, a un radiotelescopio del programma Search for Extraterrestrial Intelligence, che però aveva sì un'origine terrestre, no? Perché delle volte provengono da fonti astronomiche non note, per esempio come i pulsar, no? Altre volte invece non sono spiegabili. Per esempio in Cina il gigantesco telescopio Skye ha rilevato segnali elettromagnetici nel 2020 e nel 2022. Secondo alcuni sono interferenze, secondo altri non sono interferenze. Diciamo, questo è tutta una materia work in progress che deve essere studiata, e che quindi in qualche modo dà spazio, contro tutti gli increduli, alla possibilità che ci siano sicuramente delle forme di vita extraterrestre. D'altronde, cioè, sarebbe abbastanza superficiale pensare che non tanto forse nella nostra galassia, ma nelle infinite galassie che ci sono al di là della Via Lattea della nostra galassia, ci possono essere delle forme di vita che possono essere in qualche modo somiglianti alla nostra, più evolute della nostra e meno evolute della nostra. Quindi, come dire, è tutta un campo in evoluzione. Ecco, in questi campi in evoluzione bisogna stare attenti, giustamente, di non confondere quelle che sono le proprie personali problematiche in merito a questi fenomeni con la realtà. Bisogna stare molto attenti a non dare né poco credito né troppo credito alle fonti ufficiali degli stati, perché questi evidentemente tendono, come dicevo prima, a nascondere oppure a mimetizzare oppure a incentivare la credenza per poter un domani trarne degli spunti politici, no? E nel contempo però io penso che è interessante anche il domandarsi, l'intensificarsi di queste visioni da parte di persone in tutto il mondo. Ecco, io penso che questo. Io personalmente non sono né scettico né credulo, sto a vedere, come penso che chiunque dovrebbe fare rispetto a qualche cosa di cui non ci sono prove provate dal punto di vista scientifico in senso cogente, ma sappiamo che la scienza non è che in questi casi, la scienza è statistica, no? Quindi non è che la realtà sia statistica, la realtà è molto più complessa, come ci ha insegnato la teoria della relatività. Per cui io credo che l'atteggiamento dovrebbe essere quello dello studio, dell'apertura e del attendere che ci siano delle... Ecco, la cosa che colpisce evidentemente è che se ci fossero delle manifestazioni da parte di popolazioni sicuramente più evolute, perché altro non potrebbe essere, non ci sono state dei contatti diretti in qualche modo vocali, tentativi di
mettersi in contatto, B, viene il sospetto che dopo aver visto la Terra si siano spaventati, siano andati via, oppure non l'abbiano considerato un oggetto interessante da poter in qualche modo conquistare, se sono evoluti. Se non fossero evoluti non sarebbero in grado di superare le enormi velocità della luce necessarie per poter superare la distanza. Ecco, questo io ritengo personalmente. A fronte della documentazione, di quello che ho sentito, visto, letto. Certamente. Ecco. Beh, allora devo dire, caro professore, che la sua visuale che ha brillantemente esposto è specchiata a due personaggi che sono iconici all'interno della storia dell'ufologia. Mi riferisco innanzitutto al professor Hermann Oberth, che è comunemente indicato come il padre dell'astronautica. Tra l'altro antesignano della quella che fu moderna tecnica dei razzi, sul quale poi pubblicò anche nel 1923 un volume, il Die Rakete zum den Planetenraumen, perdoneranno il tedesco, in cui anticipava i problemi della navigazione spaziale. Quindi Hermann Oberth ha scritto un memoriale che è stato pubblicato su un libro che si chiama UFO Visitatore d'altrove, memoriale apposta per questo libro, in cui spiega in quasi 5 pagine di scritto queste conclusioni che lei ha appena esposto, caro professore. Quindi voglio dire, notevole praticamente l'affinità. E un'altra. D'altronde, scusa se interrompo, la scienza quando ci fu la vaccinazione col vaiolo pensava che fosse una scemenza, che non valesse niente, poi è risultato che era invece una vaccinazione fondamentale. Quindi non è che la scienza ufficiale, anche la scienza, chiamiamolo incredula, è da prendere come oro colato, assolutamente. Ma io assolutamente. In effetti nei vari studi praticamente ufologici, ma non solo, perché io sono un po' di parte in questo senso, più che altro perché sono andato a studiare proprio tutte le varie fasi in cui la scienza si è dimostrata pro o contro del fenomeno. C'è proprio una lotta interiore sul fenomeno UFO, c'è una scienza sclerotizzata e miope a livello accademico che non vuole assolutamente prendere in considerazione, ed è quello che è successo nel Project Grudge, quello rancore, a differenza del Project Sign precedente, più aperto. Prendere in considerazione assolutamente per un dettame personale qualsiasi altra forma, cioè si limita a quello che scopre. Invece c'è un atteggiamento scientifico che è più einsteiniano, no? In pratica, dove si cominciano a fare delle ipotesi, ci si accorge che ci sono dei fenomeni, praticamente si cerca di andare sostanzialmente un pochettino oltre. Quindi questo Albert Einstein appunto diceva che non ammette l'insondabile mistero non può neanche essere uno scienziato. Quindi su quest'ottica certo. C'è proprio una dicotomia, dall'altra parte una minoranza di scienziati che vedono e analizzano e aspettano, come ha detto giustamente lei, l'evolversi praticamente di un fenomeno per trarre delle conclusioni, ma rimangono comunque aperti, anche perché io continuo a dire che la scienza è limitata sostanzialmente a ciò che scopre nella sua epoca, quindi quello che magari certo. Vede oggi non lo potrebbe considerare uno sviluppo domani. È anche vero che comunque la fantascienza, cioè la parte immaginativa dell'essere umano, ha sempre fatto passi da gigante in tal senso. Una delle teorie UFO sullo spostamento appunto di questi oggetti volanti identificati, che è stata fortemente contestata a livello scientifico, è la velocità, l'impossibilità di raggiungere la velocità della luce, quando invece sappiamo che proprio ultimamente si stanno studiando da parte della NASA i motori, praticamente dei motori che possano fare delle curvature spazio-temporali. Quindi ciò che all'epoca poteva essere, diciamo, in qualche maniera un sogno ridicolo, perché comunque il problema è che si scade nel ridicolo, poi puntualmente invece ha delle conferme. Quindi è una questione, secondo me, di avere una mente immaginaria, voglio dire, in certi sensi può aiutare, però giustamente bisogna prendere le cose per quello che sono, senza sfociare in fenomeni come il contattismo, per esempio, che è stata la risposta sociologica al fenomeno degli UFO, degli avvistamenti del 40, 50 e 60, avvistamenti di massa, quindi stiamo parlando di
di cose diciamo ufficiali, o come altri fenomeni come le sette, le psicosette, che poi negli anni 90, io ho fatto uno studio apposito sulle psicosette ufologiche, si sono sviluppate, ahimè, drammaticamente. Sicuramente se potenze come la Cina e l'America mettono in campo dei giganteschi radiotelescopi come il Big Ear, no? Il grande orecchio, oppure quello della Cina o Skinner, sicuramente c'è un interesse e non solo il desiderio, ma la volontà di in qualche modo riuscire a captare delle forme di segnali che significano poi forme di vita, perché il segnale è come dire l'evidenza di una forma di esistenza. Quindi vuol dire che non è una cosa così passata sotto per caso, certo. No? Oppure delucidazione, ma però risponde alla convinzione che sicuramente ci possono essere nell'ambito dell'universo delle forme di vita che si desiderano captare, anche perché se si vuole portare avanti il discorso che è fondamentale per la nostra Terra di uno sviluppo extraterrestre, bisogna anche rendersi conto di che cosa possiamo dare incontro. Questo è il vero problema. Certo, esattamente. Per cui se non ci fosse il problema, nel passato non c'erano i mezzi, ma sai, nel passato non c'era nemmeno l'intelligenza artificiale che oggi invece c'è. Quindi il fatto dell'esistenza di questi grandi radiotelescopi, sempre più grandi perché stanno ampliando, adesso stanno mettendo in campo un gigantesco radiotelescopio che è circondato poi da una specie di corona di altri radiotelescopi per potenziare ancora di più, e sicuramente da quello ci verranno dei segnali, come hanno captato tutti i buchi neri che prima non esistevano o erano solo teorici, no, così è probabile che possano captare anche qualcosa di molto più concreto. Assolutamente condivisibile da questo punto di vista, tanto è vero che ricollegandomi sempre alla sua, diciamo, alla sua summa praticamente riguardo al fenomeno UFO, caro professore, c'è un altro personaggio che la pensa esattamente come lei, o che l'ha pensata esattamente come lei, che non è nient'altro che un po' di meno che Joseph Allen Hynek, che è stato praticamente a capo della commissione del Project Blue Book, che è stato il progetto di, come si può, di commissione di studio successiva al Project Grudge, nel quale appunto il compito era quello di vedere e analizzare quali erano tutti gli avvistamenti più eclatanti e cercare di dare una spiegazione. Il problema è che però è stato fortemente forzato questa persona, tra l'altro un uomo super scettico sul fenomeno UFO, perché stiamo parlando di un astrofisico dell'epoca, mm-hmm. quindi scettico sul fenomeno UFO, lui dopo 20 anni di analisi si è convinto dell'esistenza almeno del fenomeno, poi l'origine extraterrestre l'ha tenuta come ipotesi. Tra l'altro Joseph Allen Hynek è importante perché è quello che ha dato il via i natali alla classificazione omonima di incontri ravvicinati del primo tipo, secondo tipo, terzo tipo, e i radar visuali, luci notturne e luci diurne, cioè una specie di, come si può dire, compendio per poter, in caso di avvistamento UFO, prendere le varie, catalogare il fenomeno. Quindi è stato molto importante. Gli incontri ravvicinati del terzo tipo, il film di Steven Spielberg, che tra l'altro pochi sanno che è un docufilm, non è un film di fantascienza, perché tratta dell'ipotesi in cui il presidente Eisenhower ha incontrato una delegazione di extraterrestri, di cui la nipote ancora oggi insiste su questo punto, adesso al di là di tutto, se sia vero o no non lo potremmo mai sapere ovviamente, però è stato consulente scientifico di quel film, tanto è vero che appare come cameo alla fine del film, quando c'è quel signore con il pizzetto bianco e i capelli bianchi e gli occhiali che guarda l'extraterrestre scendere sbarcare da questo UFO gigantesco, è proprio lui in persona, è stato consulente scientifico. Quindi un personaggio che poi ha dato anche i dettami, i natali alla ricerca privata del fenomeno UFO, dal quale poi le autorità hanno attinto tantissimo dai privati per tutte le investigazioni. Quindi diciamo che su questo punto di vista lei si accomuna già a due personaggi che sono importantissimi nella storia, non solo anche dell'ufologia, ma anche in quella scientifica, da questo punto di vista. Allora, altri fatti che sono comunque accaduti, che sono degni di menzione, brevemente, sono sicuramente l'incidente di Thomas Mantel, l'abbiamo accennato, mi auguro che i parenti abbiano delle risposte in merito a questo incidente, perché comunque indipendentemente da ciò che può essere accaduto, rimanere sempre con dei punti di domanda su delle tragedie penso che sia per chiunque una situazione non accettabile da questo punto di vista. Questo lo dico perché in funzione di quello che dirò ha un peso. Comunque, andando in ordine, un altro personaggio molto importante è stato James McDonald,
che è stato un professore praticamente di meteorologia dell'Università di Tucson, che ha scritto negli anni 60 un libro molto interessante che si chiama UFO e la scienza, ed è stato uno tra i primi scienziati, tra virgolette, uomo di scienza, diciamo, che non solo ha cercato di riunire un po' i pareri scientifici sul fenomeno UFO, ma come ipotesi non terrestre del fenomeno. Io vorrei anche aprire un attimo una piccola parentesi, se mi è permesso. L'ipotesi extraterrestre del fenomeno non è solamente un'ipotesi dovuta al fatto che, allora, non è un'arma segreta, perché altrimenti potrebbe, per esclusione, ma anche dovuta anche a tutta la serie di avvistamenti che ci sono stati di incontri ravvicinati del secondo e terzo tipo con gli occupanti, che hanno coinvolto anche personaggi molto famosi e molto illustri. Quindi nell'arco del trentennio, del quarantennio, praticamente gli ultimi 40 anni, 50 anni, anche qualcosa di più. Quindi voglio dire, da lì è nata anche tutto il discorso. Poi giustamente, come ha detto il professore, si è amplificato molto perché c'è stata comunque una commercializzazione praticamente del fenomeno, c'è stato di tutto di più, e giustamente non bisogna mai fidarsi di quelli che sono. Però diciamo che questo astrofisico, anche lui, professore di meteorologia, aveva avuto questo compito. Lui scrisse questo libro, che io ho l'onore di aver ordinato 2 giorni fa come ultima copia, penso, esistente in Italia su Amazon, perché non avevo più nel mio grande archivio, non trovo più questo libro, perché ha la prefazione di una nota nostra, insomma, astronoma, la Margherita Hack, prefazione, mm-hmm. in cui appunto, presentazione e prefazione di Margherita Hack, in cui va a confermare l'ipotesi James McDonald sull'ipotesi non terrestre del fenomeno. Tanti storceranno il naso perché sanno che Margherita Hack è stata una acerrima nemica del fenomeno UFO dal punto di vista di ipotesi extraterrestre, molto scettica. Ma no, c'è da dire che il professor James McDonald è stato trovato morto in circostanze misteriose nel giugno del 71, misterioso, quantomeno suicidato, comunque con una pistola in mano e una lettera dall'altra in tasca sotto un ponte, dove appunto diceva di non che insomma aveva dei propositi di suicidio. E da lì diciamo che la dottoressa H ha avuto un cambio di direzione editoriale dal punto di vista sul fenomeno extraterrestre, mm-hmm. quindi un allontanamento anche lecito, voglio dire. Quindi quindi questo va a indicare anche un po' l'ambiente, che appunto noi stiamo parlando per il momento dell'ambiente di quell'epoca, che era molto diverso da quelle che sono state le ultime dichiarazioni del Pentagono, che adesso ci arriviamo. Quindi questo, diciamo che sono un po' le persone che hanno dettato un po' adesso molto sommariamente il discorso. Allora, un'altra domanda che comunque viene fatta, che si sente, vabbè, ma questi documenti militari com'è che sono stati ottenuti? Come si fa a dire è successo questo in ambito questo? Semplicemente perché negli anni 70 un gruppo che si chiamava Just Cause, Giusta Causa, ha invocato il FOIA, che è il diritto delle libertà di informazione, sarebbe praticamente il Freedom of Information Act, che è una legge in America che permette la desecretazione dei documenti militari a riguardo. Allora, con una lotta legale è riuscito dal NORAD, che è il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord America, a ottenere poche centinaia di documenti, tra l'altro tutte quante come dire censurate, quindi non potevi risalire chissà che cosa, su invece 7.000 segnalati e protetti per motivi di sicurezza nazionale. Quindi le informazioni che negli anni 80-70 si sono avute attraverso appunto questo gruppo, o vari gruppi anche che hanno invocato, è dovuto proprio a questa legge del Freedom Information Act, che peraltro in Italia è anche presente, sono andato a informarmi, e che prevede appunto la desecretazione praticamente di quelli che sono i dossier riferiti a determinate tematiche, in questo caso tematica degli UFO. Questo mi ricollego, perché cominciamo già a fare un pezzettino, un saltino in avanti, perché dall'anno scorso, sempre grazie al FOIA, a questa legge, tutti i documenti della CIA riguardanti gli UFO di tutti gli anni 40, 50, 60 e anche quasi 70 sono liberamente scaricabili, perché sono stati desecretati dal governo americano. Cioè, questa notizia ufficiale dall'anno scorso, che ovviamente per chi tratta di ufologia sicuramente interessante, voglio dire, poter accedere,
e che appunto è, per chi volesse, che l'ascolto, potrebbe, è stata riportata la rivista Science Alert e il sito si chiama The Black Vault, che in pratica sta combattendo per il rilascio di altrettanti documenti. Comunque, quindi, quelli già rilasciati dalla CIA sono visionabili al sito www.theblackvault.com. Comunque avrò modo di inserire poi nella descrizione del video magari i vari link, così almeno quantomeno chi volesse appunto, diciamo, approfittarsene o andare ad approfondire, lo può fare, insomma. Ecco, un'altra domanda appunto che vorrei appunto porre, professore, è questo. Secondo lei, nel caso che, perché i governi dovrebbero tenere segreto un fenomeno come quello degli UFO riguardante un'ipotesi di carattere non terrestre? Quale può essere la sua idea a riguardo? Il motivo? Sì. Beh, insomma, certo, perché quando si tratta di, cioè, di, chiamiamo, di fenomeni che non sono riconducibili alla normalità, si può pensare da un lato all'effetto psicologico che aveva sulla gente. Sappiamo tutti che quando Orson Welles fece quella famosa trasmissione in cui si diceva che i marziani erano atterrati sulla Terra, si creò un panico assoluto, eh. Cioè, ci furono problemi veramente di straordinari a livello collettivo, di persone che perdevano la testa, ha dovuto intervenire l'esercito. Questo in America, una famosa trasmissione radio. Quindi, da un lato c'è la paura, la preoccupazione, qualora questi fenomeni potessero essere riscontrabili in maniera assolutamente oggettiva, che possono creare situazioni di ordine pubblico, perché evidentemente l'idea che ci possano essere persone sicuramente più evolute, no? Perché le distanze devono essere coperte, no? Distanze extraterrestri, sapendo che i pianeti più a noi vicini sono disabitati, non ci sono tracce di vita per condizioni oggettive, provenienti da mondi lontani, evidentemente presuppongono delle tecnologie molto più articolate. Ed è chiaro che se popolazioni delle tecnologie molto più articolate possono venire sulla Terra, nel caso sì, potessero venire, evidentemente credo che vengano così per scopi benefici. Può essere anche questo, perché evidentemente noi siamo abituati a ragionare con la mentalità nostra, però bisogna essere prudenti e pensare che possono non avere scopi positivi. Allora si fa di tutto per evitare che solo l'idea di questo possa creare panico. In secondo luogo, appunto, il problema, se questo avvenisse, come in qualche modo difendersi. Perché evidentemente se si ha di fronte delle tecnologie più avanzate sappiamo che fine si fa. Lo sperimentarono i cosiddetti selvaggi quando arrivarono le popolazioni civilizzate, che cosa è successo? Più civilizzate di loro. Quindi sicuramente gli stati hanno un atteggiamento di prudenza, in alcuni casi può essere eccessiva, in altri casi forse conoscono bene il carattere degli uomini, quindi possono pensare che anche gli altri siano come noi. Ecco, su questo forse bisognerebbe essere un pochettino più aperti di mentalità, però io credo che la posizione degli stati e dei governi è sostanzialmente quella. Se poi dopo, evidentemente, questo può essere combinato anche a risposte, ci sarà il caso del capitano Mann, a risposte adeguate dal punto di vista tecnologico non si vogliono far sapere, evidentemente, perché poi queste hanno un risvolto militare. Quindi c'è questo atteggiamento degli stati, anche se, come è stato citato, ci sono delle pressioni perché vengono desecretati documenti, in questo campo come in altri, perché la gente ha anche il diritto di conoscere la realtà, anche se spesso la realtà non è quella che ciascuno vorrebbe. Certamente. Tra l'altro mi collego a questa ultima sua considerazione, professore, perché in effetti il 16 marzo del 1967 ci fu il cosiddetto incidente Malmstrom. In pratica cosa successe? Che le prime ore del mattino nel Montana, nella Malmstrom Air Force base dotata di missili intercontinentali Minuteman, un oggetto volante di colore rosso fuoco e dall'apparenza incandescente si è piazzato dinanzi al cancello d'ingresso della base. Un militare che rimase ferito venne trasportato via in elicottero e l'evento più importante fu costituito dal fatto che comunque tutti i missili,
automaticamente, quindi stiamo parlando di una base missilistica, si disattivarono posizionando sulla modalità no-go. Questo è, tra l'altro, nei vari resoconti degli avvistamenti UFO da parte dei piloti. Io non sto citando i civili, però io includo comunque tutti, comunque prendo più i piloti perché i piloti sono addestrati a ciò che devono vedere o sapere in alcuni casi. Pare che però in questi anni qua non lo fossero più di tanto, cosa invece che sta facendo attualmente il Pentagono insieme all'Intelligence Navy, praticamente americana, che stanno attraverso dei briefing dal 2 anni fa, stanno facendo proprio tutta una, come dire, una scuola in caso di avvistamento, come comportarsi, cosa fotografare, come muoversi, insomma, questo è reso pubblico. Durante questi avvistamenti l'interferenza elettromagnetica pare che vada anche a influire sostanzialmente diciamo, gli apparecchi. In questo caso qua però è allarmante il fatto che un oggetto volante non identificato si posi, cioè si posi, appaia e metta fuori uso comunque una base Beh, questo missilistica. era quello che si diceva che stesse studiando Guglielmo Marconi. Il famoso raggio della morte non era nient'altro che la disattivazione immediata di tutte le strutture elettromagnetiche. Se un aereo è completamente disattivato, il rischio che cade è elevatissimo. No? Di questo si diceva durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi probabilmente era una leggenda, non lo so. Però per dire, è probabilissimo che questo possa capitare oggi, poi con le tecnologie super avanzate che ci sono. No, teniamo Quindi. conto che questo oggi sicuramente è molto più probabile. Comunque, anche l'Italia, che ha avuto varie inchieste parlamentari, commissione parlamentare sul fenomeno UFO, che non sto a elencare perché sono tantissime, voglio dire tantissime, perché anche l'Italia ha avuto poi con il FLAP, in gergo tecnico si chiama FLAP, le ondate di avvistamenti UFO, a seguito appunto dell'ondata degli anni 70, degli OVNI, perché in Italia si chiamano oggetti volanti non identificati, ovviamente la sigla è quella, l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti designò appunto l'aeronautica militare come organismo istituzionale deputato a raccogliere e verificare tutte le segnalazioni aventi gli OVNI e tale attività la diede che la svolge ancora oggi secondo il reparto generale sicurezza dello Stato Maggiore della nostra aeronautica. Questo lo dico perché chiunque abbia un avvistamento UFO può segnalare questo, può farlo attraverso la modulistica presente sul sito, perché adesso con la riapertura praticamente degli archivi, che adesso ci arriveremo prima o poi a dirla sta cosa, però è bello creare anche diciamo una presentazione a questa grande novità, o che pare che possa essere una novità, quantomeno non ne sappiamo i motivi, e questo può anche, diciamo, gettare anche un attimo di inquietudine su quelli che possono essere i risvolti. Può farlo direttamente collegandosi al sito dell'aeronautica militare, che è www.aeronauticadifesa.it, alla voce OVNI, dove c'è non solo il modulo da scaricare in PDF, ma ci sono i grafici degli avvistamenti annuali, tra cui l'ultimo dal 2001 al 2022. Quindi questo lo voglio dire per chi appunto magari pensa che il fenomeno UFO, ma sì, sono cose un po' così, non è vero. Cioè è di interesse comunque, qualsiasi cosa sia, è di interesse militare. Tra l'altro voglio fare una piccola precisazione, che l'aeronautica ha riaperto da poco questa modulistica, perché fino a 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa, anche qualcosa di più, la pagina era stata oscurata. Io sono sempre presente su questi siti, quindi lo confermo. Non è stata oscurata, quantomeno la voce veniva a mancare, esistevano solamente dei vecchi rapporti, quindi questo fa parte del programma di riapertura degli archivi che in pratica stiamo vivendo proprio a cavallo tra la pandemia e fino a quest'anno. Certo. Questo praticamente è appunto un altro elemento molto importante, siamo in questa era qua. Di conseguenza, cosa possiamo dire? Che le caratteristiche degli UFO, perché interessa tanto questo fenomeno? Per le caratteristiche che hanno. Innanzitutto hanno, diciamo, come si può dire? Innanzitutto, come ho detto prima, sono intelligenti, cioè evitano, si spostano, compiono delle manovre che non sono casuali, altrimenti prima o poi andrebbero a incocciare da qualche parte, voglio dire. Quindi, sono super veloci, eludono in alcuni casi appunto i radar. E poi hanno delle velocità che sono impressionanti. Inoltre, vanno perché si immergono anche nell'acqua, cioè contemporaneamente sono in grado di passare dall'aria all'acqua con un'estrema facilità. Per questo motivo che crea cosa. Un'altra caratteristica
è quella che negli anni 90 gli USA hanno pubblicato delle istruzioni dettagliate di come regolarsi in caso di avvistamenti nel UFO nel manuale dei pompieri. Cioè, sembra una barzelletta, ma esiste il manuale dei pompieri, praticamente il Fire Officer Guide to Disaster Control, al Chapter 13, in cui ci sono praticamente tutti i dettami di come comportarsi in caso di UFO crash o di contatto con degli esseri non terrestri. E cioè, fa comunque un po' in pratica... Cosa significa? Significa che comunque... Secondo lei, professore, questo documento, per esempio, può essere, diciamo, un sintomo che l'America conosca un qualcosa in più riferito praticamente al fenomeno ufologico, che vada un po' oltre il discorso, diciamo, puramente dell'arma segreta, o è tutto ma quanto affidato al caso? Ma no, non credo, di solito le strutture statali non tendono a non affidare niente al caso. Significa, come dire, porre dei protocolli qualora si verificasse qualcosa di extra normale. Certo. Cioè, perché quello può capitare. Cioè, io voglio parlare di un'esperienza personale curiosissima. No, io abito in una casa del 600, quando ero un ragazzo, avevo 18 anni, avevo una specie di ammezzato dell'appartamento dei miei, con la volta a bute, no? Quindi... semicircolare, e avevo un giradischi di quello con i dischi sovrapposti, avete presente, no? Con quel, sì, braccio mobile che poi faceva cadere i dischi, sì. E mi ricordo che stavo leggendo a letto con il giradischi acceso, che a un certo momento che con un disco, non ricordo più di che musica, ma con musica, un disco di musica classica, improvvisamente dal giradischi escono delle voci, delle persone che si danno delle indicazioni. Io ho fatto un salto per aria, perché no? Certo. Perché non capivo da dove provenivano. Bene, il giradischi aveva captato i segnali di una radio mobile della polizia. Caspita. Di non so quale distanza, perché poi dopo un po' è svanito, però io l'ho sentito chiarissimo. Allora, se un giradischi, che è un giradischi di allora, che non è nemmeno quelli un sistema elettronico come oggi, è riuscito a captare una comunicazione radio tra due gazzelle, ecco, ma siamo negli anni 60, eh? Ecco, cioè, io mi domando cosa può succedere, no? Certo, per dire, certo. Quindi evidentemente l'America, che è avanzata dal punto di vista tecnologico, tende, per ciò che riguarda la sicurezza dei suoi abitanti, a prevedere qualsiasi caso. Torno a dire, non è casuale che a seguito di quella trasmissione radio, l'invasione dei marziani di Orson Welles, in America capitò di tutto. Certo. Quindi, non sapendo che cosa può succedere, evidentemente gli Stati Uniti si sono premurati di dare le istruzioni base per qualunque cosa possa succedere. Evidentemente questo, diciamo, è il riconoscimento di un fenomeno che non è detto che sia reale, ma che può essere possibile. Certo. Allora, tutto ciò che per noi è reale, cioè, o meglio non è reale, non è detto che sia impossibile. Cioè, voglio dire, sono come i fenomeni di sincronismo, cioè noi li consideriamo mediamente nel sentire comune non possibili, non reali, però è possibile. La teoria della relatività ha dimostrato ovviamente che due particelle dello stesso tipo, uno sulla Terra e sulla Luna, se si muove uno si muove anche l'altro. Quindi evidentemente tra l'altro, tutto ciò che appare non reale può essere possibile. Certo, tra l'altro in aggiunta, giusto per aggiungere, diciamo, ciccia, come dicono in gergo, al discorso, anche la Chiesa non ha alcun imbarazzo verso il discorso UFO. Tra l'altro dovrebbe essere riabilitato l'immagine di Giordano Bruno. Adesso Giordano Bruno sappiamo tutti che... È sugli infiniti mondi. Esatto, infatti, perché appunto, per chi non lo sapesse, si interroga sul moto del nostro pianeta, sull'infinità dell'universo, arrivando appunto alla conclusione che esistono non solo altri pianeti, ma anche altri esseri migliori di noi. Sì, dico sì. Questo, che dovrebbe essere riabilitato... Non ci vuole molto. Dalla Chiesa, infatti, dalla Chiesa dovrebbe essere abilitato, perché oggi, rispetto all'epoca, per fortuna e purtroppo per Giordano Bruno, dal 52 a oggi ha cambiato totalmente atteggiamento riguardo al fenomeno UFO. Innanzitutto, in pratica, ammette che si potrebbe ammette l'onnipotenza creatrice di Dio, cioè l'ammette, cioè nel senso che fa una specie di coming out dicendo: va bene, gli extraterrestri sono nient'altro che frutto della creazione, dell'onnipotenza creatrice di Dio. Quindi sì. Così nel 2008
apparso anche sull'Osservatore Romano. Quotidiano del Vaticano, anche un'intervista fatta a padre José Gabriel Funes, un gesuita, direttore della Specola Vaticana dell'Osservatorio. Esatto, l'extraterrestre è mio fratello, quindi voglio dire, sì. Ma non è l'unico esempio, abbiamo anche praticamente dal 1980 fino al 2014, dove è stato reso diciamo più accessibile, è stato stanziato un grandissimo telescopio sul Monte Graham dai gesuiti, sì. Il monte sacro fra l'altro degli indiani nativi d'America, che i gesuiti subito hanno cominciato a dire gli indiani in America sono troppo attaccati alla montagna praticamente, ma insomma la loro religione vale un pochettino di meno, vabbè, comunque questo è un altro aspetto, hanno stanziato questo osservatorio, questo telescopio, osservatorio telescopico che si chiama appunto Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unite for Extragalactic Research, cioè in pratica certo, Lucifer. Si chiama Lucifer, in poche parole. Cioè adesso vabbè, è abbastanza. Beh, è un angelo, quindi. Giustamente. Quindi, insomma, quindi ecco, un'altra domanda che vorrei fare, caro professore, è questa. Può esserci un rapporto, secondo lei, tra religione e civiltà aliene? Come lo vede? Ma io penso che un po' quello che hanno detto i gesuiti, che sicuramente la creazione dell'universo, quindi non solo del nostro mondo, perché sarebbe un po' riduttivo pensare che ci siamo solo noi, come pensava una certa visione della Chiesa, che non era poi quella della Chiesa primitiva e tantomeno degli gnostici. Come dice Giordano Bruno, infiniti mondi, infiniti universi, tutti frutti di un'unica creazione, di un'unica volontà creativa che sia poi fatta da un Dio personale oppure da qualcosa d'altro, importa poco. Quindi io credo che non ci sia assolutamente incompatibilità tra questo, tra una forma di religione, poi dipende evidentemente dalla religione, ecco. Non ci sia assolutamente una forma di incompatibilità, e se ci fosse, come può essere, un'esistenza del sacro, del divino, questo è qualcosa che copre qualsiasi aspetto, e magari in molteplici forme, perché il divino è come un cristallo illuminato dalla luce, a mille rifrazioni. Quindi la luce può essere unica, ma le rifrazioni sono molteplici. C'è solo da augurarsi che se questo fosse, le persone che partecipano di questa realtà siano un po' migliori di quello che siamo noi. Perché forse noi, al pari di loro, se ci sono, abbiamo forse interpretato questa creatività, no? Come qualcosa di riduttivo e non come qualcosa che amplia le nostre possibilità. Tra l'altro il discorso praticamente divino e extraterrestre è un discorso molto dibattuto nell'ambito ufologico, anche da esponenti universitari con un certo tipo di rilievo, stranieri, riguardo appunto la possibilità che nel passato ci siano state proprio delle, diciamo, manifestazioni che noi abbiamo definito divine per mancanza di conoscenza da intelligenze, diciamo, non terrestri. Ovviamente sono delle teorie, però nel scavare nell'antichità, da quelle che sono le tavole babilonesi e sumere antichissime, dalle quali sono stati estrapolati tutti i vari miti successivi religiosi, in cui anche appunto tutto il mito del creazionismo cattolico, ci parrebbe appunto che ci siano degli elementi o meno, delle prove indiziarie, quantomeno molto indiziarie, che porterebbero a questo tipo di cose. Questo lo dico perché comunque noi stiamo facendo degli esperimenti di colonizzazione, perché comunque è partito il turismo spaziale già da qualche anno prima della pandemia. Abbiamo cominciato a pensare di costruire delle basi su Marte, sulla Luna, e stiamo praticamente, c'è l'astrobotanica che sostanzialmente si occupa appunto di piantare semi in condizioni spaziali, quindi magari non è che il professore in questo caso si può, vabbè, ma questa domanda magari gliela faccio alla fine, si può praticamente, vabbè, la faccio adesso, si può pensare che... Sì, perché poi io dovrò purtroppo lasciare... perché ho un impegno. Certo, quindi, si può pensare praticamente che siamo noi gli alieni del futuro a questo punto? Ma noi siamo un po' degli alieni, in effetti, perché se noi prendiamo un'immagine di uomo come la migliore tradizione ci ha offerto, cioè un uomo che in sé riassume i contrasti, che mette insieme il buono e il cattivo, non
non perché è superficiale, ma perché riesce a equilibrarli, quindi riesce a essere in qualche modo colui che riesce a incarnare gli opposti, come il rebis alchemico. No, rispetto a questa immagine di uomo che è pacifico, che è in grado di aiutare gli altri, che è se stesso, perché è diventato se stesso, e se vediamo come sono in realtà la maggior parte degli uomini, forse, non so, la maggior parte, devo pensare che gli alieni siamo noi, che i veri alieni siamo noi, siamo la prova vivente di che cosa significa alieno. Alieno vuol dire che è uno diverso, diverso da come dovrebbe essere, ma siamo noi i veri alieni, perché siamo diversi da ciò che dovremmo essere, ecco, in senso spregiativo. Poi la parola alieno evidentemente non dovrebbe, è una connotazione neutra, ma io penso questo, quindi non dovremmo, vedendo come siamo noi, non dovremmo avere sorprese per qualunque cosa arrivi dall'alto. Certamente, tra l'altro poi l'uomo è sempre rivolto con la testa verso l'alto, quindi c'è attenzione, diciamo, l'alto. Quindi, arrivando in conclusione, allora, per concludere, sostanzialmente nel 20 dicembre del 2019 Donald Trump ha comunque creato la sesta forza armata degli Stati Uniti, la Space Force, spaziale, quindi ha anche chiesto al Congresso un resoconto su quelli che sono stati tutti le spiegazioni per le dozzine di oggetti volanti identificati relativi a tutti gli incidenti risalenti al 2004, e infine, appunto, come è stato accennato all'inizio, comunque è tutto quanto accessibile in rete dalle fonti ufficiali, è stato pubblicato il WAP Report nel 25 giugno del 21. In pratica, che cos'è? Un primo resoconto, una sintesi di quello che sono stati gli incontri tra gli ultimi avvistamenti fatti avuti e registrati attraverso anche la telemetria, che ricordo essere una scienza informatica che sostanzialmente riesce a dare un corpo anche al video, quindi riesce a identificare massa, corpo e tanti altri dati in più rispetto a una normale fotografia, che è in dotazione sulle varie apparecchiature di registrazione video e audio, e è riuscito, appunto, questo UFO WAP Report dice, appunto, che insomma ripete sostanzialmente le cose che ripete a 40 anni, è un fenomeno insolito, praticamente che va studiato, che è praticamente ha una tecnologia superiore, non parla di extraterrestri ovviamente, dice che l'extraterrestrialismo potrebbe essere un esempio, potrebbe essere un'ipotesi, però non si espone, diciamo, su questo, che non è un'arma segreta loro, eccetera eccetera, e quindi che ha rilasciato attraverso i vari canali ufficiali tutti i rapporti secretati degli ultimi 70 anni di ufologia. Io penso che sia comunque un buon punto per poter ricominciare a rivalutare una ricerca, e ovviamente si aprono praticamente dei scenari, degli interrogativi sui quali praticamente dovremo attendere in pratica delle sentenze, voglio dire, speriamo positive. Niente, io siamo arrivati alla conclusione di questo interessantissimo incontro. Io, professore, la ringrazio tantissimo per essere stato altrettanto con noi. E niente, ufficialmente la invito magari a dargli approfondimenti su vari temi, perché sì, sempre legati, ci possono essere interessanti approfondimenti dal punto di vista psicologico, come certo la gente vive psicologicamente questi aspetti. Esatto. L'altra volta potremmo affrontarlo. Assolutamente sì. Professore, io per il momento la ringrazio. Grazie altrettanto. E alla prossima. Alla prossima, grazie, arrivederci. Allora, facciamo una pausa un attimo, che io concludo, perché poi dopo monto, con la citazione finale. Vi lascio con una citazione di Incipit, spero che possa essere di Incipit per tanti che ci ascoltano. Vi sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante se ne sognano nella vostra filosofia. William Shakespeare, D'Amleto, atto primo, scena quinta. Atto secondo, scena quinta, secondo. Giustamente. Grazie ancora professore, grazie ancora a tutti. Grazie.